Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi dirò la mia sul drum solo di Ethan Torchio. Per chi non lo conoscesse, è il batterista dei Maneskin, una band più in voga del momento. Adesso andremo insieme ad analizzare il drum solo e vi dirò la mia dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del gusto personale. Procediamo. Ha solo fatto in luglio di quest'anno, 2022. Procediamo con l'ascolto. Perfetto, vabbè, cosa che capita anche ai migliori. I primi tre colpi, bacchetta via. Capita a tutti. Allora, io credo che quando fai un assolo di batteria puoi scegliere due strade: l'assolo tecnico e l'assolo, tra virgolette, melodico. L'assolo melodico ovviamente è più facile da ascoltare, anche un pubblico non tecnicamente preparato, chi si va a godere lo spettacolo e basta, riesce a starci dietro. Però questo non vuol dire che l'assolo melodico sia la strada più facile da seguire. Nel caso specifico mi sembra di capire che lui abbia scelto una modalità di solo molto semplice, però al tempo stesso coinvolgente, nel senso cassa in quattro fissa, boom, 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 boom. Una frase semplice a richiamo, no? Molto da stadio, direi io. Però si vede pure che, diciamo, che è un ragazzo, anche se sta facendo molta esperienza, stanno girando il mondo, migliaia di concerti, c'è da dire pure che sono sempre dei ragazzi, quindi si sente che subisce il peso, l'emozione, diciamo, di fare un assolo di batteria ancora adesso. Vediamo, andiamo avanti. Ok, quindi vabbè, questa è la classica cosa per guadagnare tempo: ti affidi a una frase semplicissima, la fai a ripetizione e poi modifichi leggermente, diciamo, l'andazzo della frase. La frase in questione è questa qui. Questa ovviamente con l'aggiunta della cassa in 4 sotto, no? Ora, come di consueto, andrà a modificare leggermente, diciamo, terrà di base la stessa figura, lo stesso disegno, quindi i stessi colpi, però magari sugli accenti principali andrà a mettere, credo, crash, tom, solite cose, insomma. Vediamo, andiamo avanti. E infatti... aggiunge un crash all'inizio di ogni misura e poi fa una variazione tipo una cosa del genere. Ok, andiamo avanti. Ok. Qua la cosa fondamentale è anche la componente fisica e visiva, no? Lui si sbatte più del dovuto, diciamo, più di quello. È più un fatto visivo che quello che fa concretamente. Cioè, c'è più il movimento del corpo e capelli. Adesso questa cosa qua purtroppo non riesco a imitarla, a spiegarla, però immaginate una folta chioma che si muove così in sedicesimi. E adesso praticamente sta aggiungendo un colpo di crash anche sugli accenti dove cade la mano sinistra. Ah, no, avevo dato troppo credito, diciamo così, no, sto scherzando. È tutto con la mano destra, gli accenti li sposta dal crash a sinistra a crash a destra sempre con la mano destra. Ok, da questo punto in poi, la classica firma di questo stile, no? Loro si rifanno un po' alla tutta la scia settantiana, Zeppelin, scusate per la bestemmia, però anche nello stile, no? La batteria in acrilico con le forme più piccole, però, diciamo, il colpo d'occhio è quello. E adesso fa una cosa che si utilizzava spesso in quell'epoca, ovvero la rullata che poi rallenta per poi ripartire e dare carica al pubblico.
ok, qua c'è il vecchio trucchetto, nel senso che fai, ci dai dentro tutto, dai quello che puoi, però quando ti rendi conto che le mani stanno cominciando a cedere, diciamo che la velocità massima è raggiunta, e per di più, seppure per perdere qualche colpo, inizi a fare, a dare degli accendi di polso, così da, diciamo, camuffare un po' tutta la storia, è una cosa tipo questa. Ok, qui si ritorna al concetto che dicevo prima, quindi di fare un assolo che non sia totalmente, diciamo, di natura tecnica, cioè roba difficile, passaggi, indipendenze, cose, ma fai una cosa più che coinvolga il pubblico, che ci sta, perché considerando il pubblico al quale si rivolge la band, ci sta tutto, quindi non per forza vuol dire che non sia in grado. Vuol dire, diciamo, che c'è stata una scelta, diciamo, fatta con la testa. Parte con una sorta di, diciamo, esercizio di indipendenza, più che un ritmo vero e proprio. Per l'effetto che fa, dico, con questo ostinato di piedi. Parte swing con la mano destra. E mano sinistra fa una sorta di clave. Ok, adesso vediamo come prosegue. Aia. Bene, qua solita formula, diciamo, uscita dalla parte dove coinvolge il pubblico quel tempo latin, l'ha trasformato, si è fatto un passaggio non tanto graduale, è andato a finire l'altra volta in un fattaccio rock, così. Il punto è questo, quando si fanno degli assoli dal vivo, se non c'hai parecchi chilometri, parecchie abitudini, se non sei pure, diciamo, un po' più grande, non è una questione, perché sicuramente loro hanno fatto tantissimi live importanti, però c'è pure la componente dell'età, no? Che gioca un po' a sfavore. Quindi tendi a correre, tendi a fare i passaggi da una parte all'altra senza, diciamo, un'escursione dinamica lenta. È tutto immediato, tutto subito in faccia. Ripeto, c'è anche la questione del pubblico al quale si rivolgono. Niente, quindi arrivato a questo punto, devi un'altra volta verso la questione del... abbassando la telecamera nel frattempo. Questa telecamera, questo cavalletto ha problemi di erezione. A questo punto, dicevo, torna di nuovo verso, diciamo, lidi tranquilli, ovvero la scalata, sai, accelera, rallenti, fai movimenti di testa esagerati rispetto a quello che sta facendo, e quindi si sta avviando verso, diciamo, la fine del drum solo. Vediamo che cosa succede. Per chiudere usa una figurazione, anche questa molto, molto utilizzata all'epoca, in pratica è questa qui. Ok, vediamo come va a finire. Ok, si aggancia un'altra frase bonamiana, diciamo così, fatta un po' però un po' male, diciamo così, e così dà modo alla band di capire che è finita e quindi si devono rientrare, che si riparte. Ok,
che in pratica sarebbe la famosa terzina di Bonham. Però la fa un po' così. Direi che questo è quanto. Comunque, massimo rispetto per i Maneskin e per Ethan. Siamo arrivati alla fine. Queste erano le mie impressioni dal punto di vista tecnico e emotivo, nel senso quello che mi ha trasmesso. Ovviamente questi sono pareri personali, non è la legge, e sicuramente se lui si trova lì un motivo ci sarà. Se voi non siete d'accordo, fatemelo sapere sotto i commenti, se mi è sfuggito qualcosa oppure ho interpretato male. Sono contento di condividere il pensiero con voi, quindi ditemi la vostra. Se questo video vi è piaciuto e ne volete altri, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, fatemi sapere. Ok? Ciao, al prossimo video!